Benvenuti alla presentazione di Rodox, il documentario di Luca Coccimiglio. Con me ho il suddetto Luca Coccimiglio, il regista, e Giacomo Lenzi, organizzatore uno degli organizzatori del Festival di Cinema di Porretta. Volevo solo iniziare, io farò da cornice introduttiva con un piccolo aneddoto. La prima volta che ci siamo trovati, io, Luca e Giacomo, nello stesso posto, è stato durante il Festival di Cinema Sotto le Stelle a Bologna. Francis Ford Coppola portava l'ultima cut di Apocalypse Now. Luca Coccimini era riuscito a entrare all'interno della parte riservata con un finto badge. Avevamo parlato di cinema in quel contesto e mai probabilmente ci saremmo immaginati in questo momento. Quindi mi piace un po' chiudere questi piccoli cerchi. Luca ha sentito la necessità probabilmente di raccontare una storia di provincia e l'ha portata al festival nato in provincia, forse più importante che c'è nel mondo, e per questo un po' forse possiamo anche tirarcela. E passo la parola a Giacomo che farà qualche domanda a Luca e poi vediamo un po' come va la cosa. Intanto benvenuti, sono contento di aver avuto l'onere e l'onore di fare le veci, diciamo, del festival in generale in un evento di questo tipo. Chiudo l'aneddoto, cioè in Piazza Bologna, Luca è entrato con un badge finto, noi invece non volevamo stare a sedere per terra, quindi abbiamo portato un divano da casa e abbiamo messo il divano in piazza e ci siamo guardati il film dal divano. E questo racchiude un po' anche tutto. Se vogliamo, anche pure lo spirito del film che poi vedremo, no? Un certo tipo di spirito, di iniziativa, di autodeterminazione e di Assolutamente. fare le cose che ci piacciono. Allora, prima di passare alla prima domanda, volevo dire che anche quando abbiamo parlato con Luca, il presidente dell'associazione Porretta Cinema e direttore del festival, siamo subito entrati comunque in sintonia col progetto di Luca e con la proposta di Giulio. Perché di base noi abbiamo un concorso che si chiama Concorso Fuori dal Giro che dà visibilità a progetti che non riescono ad entrare nel giro della grande distribuzione e che non riescono quindi ad avere accessibilità ad ampie fette di pubblico. E un progetto di questo tipo che nasce inizialmente come, diciamo così, progetto accademico e poi segue e fa qua la sua prima anteprima per poi cercare di avere una vita propria anche all'esterno di questo festival, per noi è grande motivo di orgoglio, quindi partiamo da questo presupposto. Ora però arriviamo un attimo alle presentazioni, cioè chi è Luca Coccimiglio, che tipo di percorso ha fatto che l'ha portato a voler raccontare questa storia e se ci spieghi ormai anche di che tipo di storia stiamo parlando. Allora, intanto grazie a tutti che siete venuti a questo evento. È bello, molto bello vedervi, è molto bello sapere che c'è gente che potrebbe essere interessata a questo tipo di realtà. Breve introduzione su di me, proprio brevissima. Io ho da sempre avuto una passione per il cinema, da sempre ho avuto una passione per questo tipo di storie che poi andrete a vedere, quindi quel tipo di storie che magari vanno ad analizzare un po' quegli aspetti sociali legati principalmente alle realtà giovanili che magari non vengono calcolati perché sono considerati leggermente scomodi. Quindi tutto ciò che magari si addentra un pochino nelle viscere appunto delle province e che molto spesso risultano un po' difficili da raccontare, più che altro senza, diciamo, cadere nel pregiudizio magari di realtà comunque per l'appunto scomode. Questo è il mio primo progetto registico che, come dicevi tu, appunto è nato come progetto accademico, doveva essere un qualcosa molto più intimo, diciamo, qualcosa che tenevo per me, che non era destinato poi a partecipare a festival, queste cose qua, lo è diventato poi dal momento in cui ho visto che quel tipo di realtà lì hanno bisogno di uscire. Ci sono province che, in questo caso, come lo vedrete, sarà Cesenatico, riconoscono quel tipo di realtà lì, le hanno sempre vissute, ma non se ne parla in giro, non c'è tanto passaparola, eppure sono realtà che hanno creato diverso interesse fra gli abitanti della città. Ci sono stati eventi dedicati appunto a questo tipo di realtà e che altro? Cosa ti posso dire in più? Beh, intanto perché
visto che abbiamo anche alcuni dei protagonisti del film in sala, qui chiederei anche un applauso perché li vedrete dopo, li imparerete a conoscere. Ma come sei entrato a contatto comunque con questa realtà e perché effettivamente tra tutte le realtà che potevi scegliere, tra tutte le realtà che comunque che hai incontrato nell'arco del tuo periodo di vita in cui ti sei interessato a voler realizzare un progetto, perché è proprio quello? Cioè, soprattutto ormai che ci sei, spiega di che progetto, cioè. Assolutamente. Allora, io sono entrato a contatto con loro ormai maggio del 2022 perché insieme a un'associazione di Cesenatico che si chiama Progetto Porto, che ringrazierò immensamente all'infinito per aver contribuito, diciamo, alla realizzazione di questo progetto, avevamo organizzato una mostra che riprendeva tra l'altro sempre l'argomento della provincia, ma soprattutto della figura artistica dei cittadini legata al rapporto con la provincia. Li ho conosciuti lì, che esponevano i loro lavori, perché lo vedrete, poi i ragazzi sono tutti artisti, pittori, ci sono molti ragazzi che sono legati alla scena skate, molti ragazzi legati alla scena surf, che hanno appunto portato una parte di loro all'interno di queste mostre, che io ho visto da totale, diciamo, come possiamo dire, principiante. E piano piano poi ho iniziato a parlare con loro, avevo già un'intenzione di creare un mio progetto registico legato a quella realtà, perché comunque vengo da film tipo Larry Clarks, Harmony Korine, che comunque hanno sempre avuto quel fil rouge, no? E ho detto: questi ragazzi sono qua, c'è bisogno di raccontarli, e quindi ho voluto farlo. La storia è molto breve, loro nel corso degli anni, si parla dal 2013 fino al 2020, hanno occupato delle colonie turistiche all'interno della città di Cesenatico. Cesenatico, per chi non ci sia stato, comunque ha un vialone lunghissimo dove è pieno di colonie abbandonate che erano destinate una volta a colonie vacanze e poi sono rimaste lì, diciamo, abbandonate in preda al decadimento più puro. E secondo me la parte principale che ho voluto raccontare è stata proprio questa voglia di esprimere da parte dei cittadini, da parte di questi artisti, utilizzando quello che poteva essere magari un qualcosa che stava andando perso. E lo vedrete con i vostri occhi, hanno creato delle cose incredibili, ci hanno messo tanto tempo, tanta voglia e soprattutto tanta voglia, perché quello che deve passare di più secondo me è la volontà che c'è stata e un po' la volontà di esprimersi, però cercando comunque di rimanere, come dire, nella loro realtà. Dovevano essere reali, però comunque arrivare a un pubblico più vasto. Certo. Quindi non cadere nel mainstream, magari rimanere saldi delle proprie origini. Comunque tutti loro avevano luoghi di ritrovo ancora prima della storia delle colonie, quindi hanno semplicemente hanno prolungato questo loro modo di essere attraverso queste strutture enormi dove davvero potevano fare di tutto, e così hanno fatto. E tra l'altro poi è molto interessante perché nel film vediamo in realtà individui che per autofermarsi, per autodeterminarsi, per esprimersi, poi dopo raggiungono la collettività anche, no? Certo. E cercano anche di raccontarsi insieme. E alla fine è anche un po' tutto legato anche alla volontà di questo festival, ma anche alla volontà di progetti come su cui lavorai Giulio, su cui lavorate insieme, altri su cui addirittura lavoriamo tutti insieme, cioè quello di ora Progetto Porto. Menzione d'onore a Progetto Porto, sì, non solo per l'aiuto alla realizzazione del progetto, ma è anche, ricordo, parte integrante di tutto questo, quindi se tutti noi siamo qua è anche merito di Progetto Porto. Eravamo forse un pelo stretti sul palco, sarebbe stato una Royal Rumble, quindi tutte, esatto. Vi ringrazio, sono tutti sparsi. E quindi un po' la domanda è, no, è una domanda che si può fare a entrambi in realtà, cioè perché sentite comunque l'esigenza di raccontare o di raccontarvi, però andando sempre a cercare qualcun altro, sempre a cercare comunque qualcuno che condivida con voi amori, passioni, interessi, volontà, obiettivi, cioè comunque siamo in un periodo storico dove in realtà molto spesso si cade nel racconto individualista, sia a livello del mondo di intrattenimento, sia a livello anche di come ognuno si esprime nel quotidiano. E invece comunque voi due siete due persone in assoluto che cercano molto anche di esprimersi in modo collettivo, cercando qualcun altro. Chi vuole andare prima? Scegliete voi. Non credo di avere niente da dire, se non che sì, quello di cui mi occupo io c'entra forse veramente poco
visto in senso lato con questo, però quando si creano queste situazioni anche con fili che si legano, che sono molto diversi da quello che potrebbe essere la facciata, ed è una semplice amicizia, un semplice senso di appartenenza, o anche se una volontà di raccontare qualcosa o di mettere delle persone insieme, come in questo caso, diciamo che è la cosa che mi dà più soddisfazione da quando ho cominciato a fare il mio, e credo che anche, cioè, questa unione di intenti vada in quella direzione lì, perché il progetto è un progetto, quindi è un progetto unico, però parla di una collettività, e poi c'è il desiderio di portarlo a una collettività, e quindi è probabilmente questo il motivo cardine per cui siamo qua noi tre e c'è tutta questa gente che ci guarda. Bella risposta questa, molto, sì, molto, sì, bella. Siamo contenti, siamo contenti. Sì, 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 assolutamente. E... diciamo che è il 70% della risposta completa che voglio, però. Doveva arrivare prima o poi, lo sapevo. No, secondo me la cosa che più mi ha colpito nel corso di questo progetto è stato è iniziato tutto come un, forse come hai detto tu, voler raccontare più me stesso attraverso delle figure che sentivo a me molto vicine, dal punto di vista di stile di vita, dal punto di vista di interessi, e man mano che andavo avanti mi rendevo conto che piuttosto che raccontare me stesso stavo crescendo e mi stavo relazionando con un qualcosa che poteva essere un Luca plus, nel senso cioè una crescita di me stesso e una crescita di miei interessi. E poi, come ha detto Giulio, secondo me la parte più importante è stata appunto quella di riunire in un certo senso queste persone, perché loro dopo queste esperienze hanno preso strade diverse, ma comunque rimanendo accorati a quelle che erano state le storie delle colonie. Con questo progetto secondo me è stato anche un riavvicinamento fisico, ma anche secondo me intellettuale, di queste persone che si sono sentite onorate di aver partecipato a qualcosa del genere, di aver creato un qualcosa del genere, e finalmente qualcuno l'ha notato dall'esterno e ha voluto raccontarle. E un'altra domanda che mi ha molto interessato, che appena ho finito di vedere il tuo film mi è venuto in mente, è legato un po' ai riferimenti. Già prima hai citato due autori importantissimi, e poi quando si vedrà il film poi si nota quasi immediatamente che comunque ci sono un certo tipo di riferimenti, sia in assoluto in generale anche alla cultura hip hop, assolutamente, che fa parte però del tipo di racconto, sia tuoi stilistici, e cioè anche un'anima che viene dal cinema indie americano, da una parte di tutto quello che va a raccontare appunto anche la generazione anni 80-90, come abbiamo visto anche più recentemente in mid-90s, oppure anche anche i primissimi film di Linklater in realtà hanno quel tipo di spirito ultra indie, oppure andando in Europa invece un qualcosa più vicino a certo cinema francese, chiaramente il più ricitato L'Odio per tutto quello che riguarda la vita nelle banlieue, oppure più recentemente un'altra visita che abbiamo fatto nelle banlieue parigine con Athéna, del figlio di Costa Gavras. E quindi la mia idea è chiederti, cioè, come sei arrivato a tutti questi riferimenti? Nel senso, hai creato il progetto tenendo conto dei riferimenti, oppure i riferimenti sono talmente tante parti di te che alla fine il progetto, semplicemente essendo un'espressione di te stesso, di come guardi il mondo, si avvicina a quel tipo di riferimenti? E se hai anche gli altri riferimenti che invece non ho citato, non ho colto? Ma secondo me no, raccolto abbastanza più o meno tutti. No, secondo me è un insieme delle cose, nel senso che involontariamente sia la scelta stilistica del progetto che la scelta di storia proprio doveva essere così, perché appunto mi porto un trascorso alle spalle dove quei film sono sempre stati parte, cioè la mia cultura cinematografica è cresciuta molto grazie a quel tipo di film, la mia visione del cinema è cresciuta molto da quel punto di vista. E mi ricordo quando tipo studiavamo le varie novel vague tipo a scuola, mi ricordo che arrivammo al punto di studiare Lars von Trier e c'era il dogma che diceva appunto che doveva
ci dovevano essere pochi pretesti estetici, la realtà raccontata era quella, senza l'uso delle luci, senza l'uso di troppa scenografia, e la realtà è, quella che si vede, quella che va raccontata, e secondo me era il modo migliore per far arrivare questo tipo di storia qua, perché è quella, perché tendenzialmente non ha bisogno di pretesti estetici. Una cosa che mi piace molto di questo tipo di progetti è che già di per sé le persone che partecipano sono già visivamente molto forti, molto legate a quell'ambiente, e già loro raccontano attraverso il loro stile estetico, il loro modo di parlare, le loro piccole i loro piccoli, come dire, sillogismi, queste cose qui, raccontano quel tipo di realtà lì. Quindi secondo me doveva essere così. Chiaramente ci sono dei riferimenti, c'è del cinema che mi è piaciuto, ho voluto riportare, però comunque è nato così ed è rimasto così fino alla fine. Ottimo. E a questo punto vi lascio alla proiezione di Raw Dogs e niente, buona visione. Grazie a tutti.